È sempre molto emozionante fare la prima guida con la macchina, soprattutto per due motivi. Il primo è perché ci si ritrova a fare una cosa nuova e non da poco, guidare una macchina. Il secondo motivo è perché non si sa cosa ci si ritroverà a dover fare e quanto sarà complicato. In questo video vi spiego quello che faccio io alla prima guida. Iniziamo. Ogni istruttore ha ovviamente un proprio stile di insegnamento. Quello che faccio io durante la prima guida non è detto che sia quello che fanno anche tutti gli altri. E quello che vi dirò riguarda una prima guida fatta con una persona che per la prima volta sale sul sedile del conducente e che quindi per la prima volta si mette al volante. Inizio dicendo che i primi 15-20 minuti si passeranno stando fermi in macchina. Ritengo che non si possa far iniziare a guidare una persona senza prima aver spiegato il funzionamento basilare dei comandi dell'auto. Prima di tutto spiego come regolare correttamente il posto di guida, partendo dal sedile, continuando col volante e per finire poi con gli specchietti. Meglio ci si sistema il posto di combattimento, più facile sarà guidare. All'inizio la tendenza è quella di posizionarsi come i vecchietti, con tutto rispetto per loro ovviamente, ovvero attaccati al volante, con lo schienale drittissimo e le braccia rigide aggrappate al volante, come se questo potesse scapparsene via da un momento all'altro. Ascoltate bene quello che vi consiglierà di fare l'istruttore e ricordate che più vicini vi metterete al volante, meno spazio avrete per muovere braccia e gambe. La parte successiva riguarda i pedali. Spiego come sono posizionati, ovvero quale sia quello della frizione, del freno e dell'acceleratore, indicando ovviamente con quale piede premerli, visto che i pedali sono tre, sulle auto con cambio manuale perlomeno, ma i piedi sono solamente due ed è meglio non dar mai niente per scontato. E poi darò le prime indicazioni su come vado utilizzata la frizione, il pedale più impegnativo con cui prendere confidenza. In macchina tengo alcuni disegni fatti su un block notes, simili a quelli che faccio vedere proprio in questo video, in cui spiego come vada usata la frizione. Sono disegni che servono a far capire come riuscire ad utilizzarla nel modo più corretto. Una raccomandazione, non frenate mai col piede sinistro se non volete veder volare fuori dalla macchina l'istruttore di guida. Se vi dovesse mai capitare di farlo, capirete il perché. Il passaggio successivo è la leva del cambio. Anche sul suo funzionamento ho un disegno fatto sul solito block notes che utilizzo per spiegare come spostare correttamente la leva per inserire le marce. Che mi raccomando, non pesa 150 kg, le marce vanno semplicemente accompagnate, entrano praticamente da sole se si fa il movimento corretto, non vanno prese a calci nel sedere per essere inserite. Quindi cercate di usare la leva del cambio con delicatezza, non serve la forza, fidatevi. Prima di tutto mostrerò io come va fatto, inserendo tutte le marce all'andata e al ritorno. Poi lo faccio fare al ragazzo o alla ragazza che lo faranno ovviamente e istintivamente guardando la leva del cambio ed essendo una cosa nuova è normale che sia così. Dopo aver concluso il primo giro di cambiate dirò loro che ho una brutta notizia, ovvero che il cambio è timido e non vuole essere mai guardato. E farò riprovare a cambiare tutte le marce ma questa volta guardando la strada davanti e non la leva del cambio. Tranquillizzerò ovviamente i ragazzi dicendo loro che se anche dovessero sbagliare ad inserire le marce, la macchina non si romperà e non esploderà. E che se dovesse succedere, non che la macchina esploda, ma di sbagliare la marcia, li avviserò io ed eventualmente potrò anche inserire io la marcia corretta. Dal mio posto si può tranquillamente fare. Poi spiegherò la tecnica per utilizzare nel modo migliore il volante. Lo farò fare prima col veicolo fermo ovviamente, ma poi bisognerà mettere tutto in pratica col veicolo in movimento. E ora siamo quasi arrivati al momento della partenza, ma prima di farlo spiegherò come usare le frecce, ovvero quale sia la leva che le fa accendere e in quale direzione vada spostata a seconda dell'indicatore di direzione che si vuole attivare, ovvero il destro oppure il sinistro. Subito dopo avviserò che prima di accendere la freccia bisognerà sempre guardare i relativi specchietti. Adesso è arrivato finalmente il momento tanto atteso di accendere il motore, ma prima di farlo ci sono quattro importanti cose da fare, ovvero premere la frizione fino in fondo, premere leggermente il pedale del freno,
posizionare il cambio in folle e togliere il freno di stazionamento. È la regola delle 4 F: freno, frizione, folle e freno a mano. Adesso accendiamo il motore, inseriamo la prima marcia, indicatore di direzione sinistra attivato per avvisare gli altri che ci vogliamo immettere nella circolazione, controlliamo bene con gli specchietti ed assicurandoci anche con uno sguardo diretto a fianco a noi che non stia sopraggiungendo nessuno, e si parte. L'istruttore, soprattutto durante la prima guida, darà un grande aiuto con i pedali, ovviamente, che sono lì apposta per questo, e probabilmente dovrà intervenire anche sul volante. Quindi non preoccupatevi di sbagliare o di fare danni, perché l'istruttore è sempre pronto ad intervenire per evitarlo. Quello che dovete fare è semplicemente concentrarvi sui comandi, cercando di imparare ad utilizzarli al meglio o comunque di cercare di farlo come l'istruttore vi spiegherà. Il primo giro non sarà lungo, sarà una presa di contatto con l'auto, niente di più. La volta successiva ci si concentrerà invece di più sui pedali e sul volante per iniziare a prendere davvero confidenza col veicolo, ma questa sarà già la seconda guida. Sulla regolazione del posto di guida, sull'uso della frizione, del volante e su come vadano effettuati i cambi di marcia, ho già fatto diversi video che troverete cliccando sulla scritta che compare adesso qui in alto a destra, ma eventualmente lascio anche il link qui sotto in descrizione. Spero di avervi un po' tranquillizzato su quello che succede durante la prima guida. Non si pretenderà che sappiate guidare, siete lì per imparare. Finisce qui anche questo video. Noi ci rivediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.